Ed eccoci tornati qui per i nostri consueti approfondimenti per la medicina regionale Lazio nello studio di Live Social, dove puntualmente incontriamo figure dal profilo medico scientifico insieme ai quali facciamo questi approfondimenti riguardanti la loro branca di competenza. Oggi infatti saremo nell'ambito della psiche, con noi uno psicologo e psicoterapeuta, il dottor Gianluca Manfredi. Salve dottore, ben trovato. Buonasera a tutti quanti. Lei, e grazie per averci raggiunto, avendo accolto la nostra proposta nell'essere qui oggi ad approfondire alcuni temi. Spiegheremo ovviamente, trattando di psicologia, il suo profilo, no? Profilo professionale, appunto psicologo, psicoterapeuta. Spiegheremo l'approccio, come si sviluppa la stessa, no? Terapia. E poi ci sarà anche un approfondimento su quel tanto atteso, ma per fortuna arrivato, bonus psicologo. Ecco, partiamo subito, anche come fosse un biglietto conoscitivo, no? Un biglietto da visita. Sì. Quindi psicologo? Psicologo, psicoterapeuta, cognitivo comportamentale. Oh, benissimo, questo è l'approccio in quanto riguarda la psicoterapia, ovviamente sì. Specializzazione acquisita in 4 anni di master. Sì, 4 anni di scuola di psicoterapia finiti durante il lockdown, quindi con una tesi di scuola. Fortunatamente sono riuscito a fare tutte le lezioni in presenza, però, quindi mi la sono cavata per il rotto della cuffia. L'ultima tesi invece in differita tramite computer, tramite Teams. Benissimo. E cognitivo comportamentale poi lo spiego, perché detto così certo, prego. Allora, principalmente la cognitivo comportamentale è una delle teorie più leggere della psicoterapia. Non ci sono interpretazioni o grandi concettualizzazioni e teorizzazioni. Principalmente è la fusione tra la psicologia cognitivista e quella comportamentista, dove una predilige i pensieri delle persone e l'altra invece i comportamenti delle persone. Questa è una fusione. In pratica le persone possono modificare i propri comportamenti, i propri schemi di pensiero, e possono modificare anche il proprio ambiente con il loro intervento, come può succedere anche tutto il contrario. Bene. Senta, ovviamente, ecco, abbiamo citato la pandemia per via dei suoi esami dati proprio in quel periodo storico. Però ecco, come tutte le situazioni complesse non sempre portano negatività, nel senso che, spieghiamo bene, l'essere venuto a contatto per un po' tutti gli individui, no? Con una situazione pandemica, con dei lati di noi stessi un po' più un po' meno accettati sempre da noi, questo però ha fatto emergere l'importanza, e forse a prendere una volta per tutto l'importanza ad oggi nel 2022 dell'utilità di fare 4 chiacchiere con uno psicoterapeuta. Assolutamente, anche perché vabbè, il pregiudizio, diciamo che comunque anche prima della pandemia stava molto calando, comunque c'era molto più apertura anche verso mondo della psicoterapia. Ci stiamo avvicinando piano piano. Sì, ovviamente arriviamo sempre in ritardo, ma noi in questo ci impegniamo. Meglio perché tardi che insomma, mai, comunque. Meglio tardi che mai. Ecco appunto che mi ricollego a quanto detto in apertura di questa nostra chiacchierata, che è appunto il bonus psicologo. Finalmente, meglio possiamo tardi dirlo? Che mai. Sì, finalmente. Finalmente, allora parlo da una prospettiva personale. Personalmente il bonus psicologo non ho ancora avuto modo di, non ho avuto ancora pazienti che ne hanno usufruito oppure ne usufruiscono. È una buona cosa, non basta, nel senso che comunque come tutte le buone cose è un buon inizio e è accettabile assolutamente, però principalmente è anche un problema di cultura, nel senso che a volte bisognerebbe incentivare proprio l'idea, la dimensione del benessere psicologico, cosa che molto spesso tendiamo invece a procrastinare oppure a ridimensionare, anche perché molte delle problematiche su cui cadiamo sono problematiche di facile evitamento, anche se evitamento è una brutta parola per la professione che faccio io, però sono facilmente evitabili, sono facilmente scansabili. Una su tutte, per esempio, mi viene in mente una semplice regola che noi promulghiamo sempre, che è quella di non giudicare mai l'emozione di un'altra persona, cosa che facciamo quasi sempre.
Per esempio, molto spesso capita che una persona può star male perché ha un periodo di stanca, un periodo di tristezza che può capitare a tutti quanti, scusatemi, ogni tanto cado nel partenopeo. Eh sì, ecco perché, piccolo spoiler. Sono napoletano, lo ammetto. Non si era inteso molto. Maschero molto con questo accento da Bolzano Nord, però ogni tanto. Bene. No, ecco, però dicevamo, ovviamente. Sì, c'è anche una cosa come una persona che è triste, molto spesso vai da un amico, ti conforti e quell'amico la prima cosa che ti dice è: non devi essere triste. Ah, meno male che ci sei tu, mio caro amico. Possiamo piangere tutti quanti. Cioè. Oh, meno male che ci apri le vie per il paradiso. No, ecco, tutti questi sentimenti citati e come attraversano noi stessi fanno parte appunto della sfera emotiva di chiunque, possiamo dirlo ai microfoni. Sì. Perché poi, anche se vogliamo, il significato di queste nostre ospitate qui in studio è appunto per dare l'informazione vera a chi ascolta, no? Assolutamente. E quindi, appunto, questo ci tenevo molto, ecco, ad averla qui ai nostri microfoni, soprattutto ad approfondire, chiarendo. Cercherò di essere più chiaro. Mi verrebbe possibile da dire una volta per tutte, ma insomma. No, anzi, io odio questo. Cioè, una volta per tutte, un caso chiuso perfettamente, la perfezione, sono tutte cose irraggiungibili che ci portano anche a sperimentare sofferenza, quindi forse è meglio dire qualcosa che possa essere chiaro e sperando che ci sia sempre il tempo e il modo di approfondire. Mi trovo pienamente d'accordo. Beh, ecco, dottore, prima di dare tutti i suoi contatti, ovviamente, previo ringraziamenti per essere stato con noi, ma gli chiedo un'ultima cosa. Ovviamente siamo in un periodo storico molto favorevole per la sua professione, ovviamente, quindi sfortunatamente direi. Beh, insomma, da un certo punto di vista, modesti a parte. Però favorevole proprio a livello di società, quella in cui riversiamo, perché stiamo apprendendo fortunatamente l'importanza di affrontare determinate parti di noi. Appunto, sì, la sfera emotiva, forse almeno qui in Italia stiamo dando il giusto peso e la giusta attenzione al trattarla. Sì. Perché c'è sempre stata un po' per vergogna, un po' per non so cosa, e chiedo anche conferma in questo, una sorta di vabbè, ma sei un po' strano, non ci pensare, oppure si dà sempre importanza all'aver mangiato o dormito bene, o anche sempre a tali fattori scatenanti, come la responsabilità se ci sentiamo più o meno tristi, più o meno felici, ecco. Avrei dormito male. Ho capito, ma poniamoci la domanda: perché ho dormito male? Bravi, infatti questa è la cosa, cioè perché uno dorme male, perché uno mangia male, perché si mette in un circolo di stili, di abitudini, stili di vita non sani, un circolo vizioso invece che un circolo virtuoso. Questo proprio perché comunque noi ragioniamo molto sugli scompensi, cioè la vita comunque è un equilibrio costante, un equilibrio sopra la follia, parafrasando Vasco Rossi. E l'equilibrio ma vuol buttiamo dire là, sì, giusto, ma così tanto ogni tanto. Mi piace l'andamento di questa chiacchierata, che è questa, è medicina Regione Lazio, ragazzi. La medicina può essere anche una cosa più semplice possibile, che non vuol dire meno complessa. No, ben venga poi la semplificazione del tema. E l'equilibrio, il concetto di equilibrio comunque prevede anche la possibilità di potersi sbilanciare o di poter avere dei momenti della propria vita in cui si zoppica un poco. La cosa principale è comunque sempre quella di tendere a riacquisire quell'equilibrio che perdiamo, e i primi indicatori che possiamo vedere sono proprio, come hai detto tu Paolo, il sonno, il mangiare, la vita affettiva, sessuale, sentimentale, lavorativa, e deve essere tutto un equilibrio principalmente, un nirvana, diciamo così. Quindi una persona che lavora 16 ore al giorno però poi non c'ha neanche il tempo per prendersi una birra con gli amici, pigliarsi mi un ricorda caffè, qualcuno mio caro, ma sorvoliamo su questo tema. Ok, assolutamente. No, tanto non posso essere esente neanch'io, perché ovviamente mandiamo sempre avanti la nostra professione, ovviamente chiunque poi, no, chi fa il proprio lavoro con sentimento e passione ovviamente riversa ore e ore nello stesso. Però anche questo bisogna un po' monitorarlo. Io sono stato il primo che per un sacco di tempo ha lavorato anche la domenica, e
perché mi piaceva, mi piace il mio lavoro, ho proprio la passione, dicevo vabbè, ma non è un problema, non mi stanco, quella è una cosa che mi piace. Invece è una cosa che ti stanca, è un esborso energetico, cioè comunque io sto spendendo energie. Io vado a fare la domenica la terapia a un paziente, un ragazzino, e spendo energie, mi sento stanco, ho meno energie per dedicarmi a cose che possono accrescere anche il mio benessere personale, che se è anche una semplice dormita, una chiacchierata con un amico, cioè non devono essere cose così complicate. Una sorta di svuota tasche per la mente, mi piace dirlo così. Beh, che dire, io, dottor Manfredi, la ringrazio veramente per l'intervento fatto ai nostri microfoni, anzi la invito già a tornarci a trovare, è molto carino magari trattare tematiche simili a quella citata oggi, soprattutto con questo fare molto cordiale. E prima di salutarla do i contatti, se mi dà l'ok, così che chi ci sta seguendo magari possa trovare utilità nel contattarla, prendere appuntamento e venirle a raccontare un attimino ciò che permane nella mente. Assolutamente. Ragazzi, con noi quindi il dottor Gianluca Manfredi, oggi ai nostri microfoni, psicologo e psicoterapeuta. Vi lasciamo via Luigi De Marchi 91, la sede dello studio. Raggiungibile ovviamente previo contatto e presa appuntamento al 349-4223-160. Gianluca Manfredi, rimane all'omonimo nome su Facebook, g.manfredi1988, 1988@gmail.com, la mail del contatto. E io, che già, fantasia, eh? Ma sono le cose semplici, quelle più chiare. Quindi, dottor Manfredi, grazie per l'intervento. Grazie a lei. Grazie anche a voi che siete rimasti con noi in questa puntata di Medicina Regione Lazio. Per oggi è tutto, torniamo alla prossima, grazie.